Piazza del Popolo, gli spettatori contendono alle statue la loro posizione privilegiata. In auto passano questa volta i campioni del pedale. È il Giro d'Italia che si compendia in un Giro di Roma. La colonna della piazza omonima vuole aggiungere anche questo ai molti trionfi cui ha assistito in lontani secoli lungo le vie di questa città. I corridori indossano i colori delle loro case, ma non occorrono i colori per far riconoscere il ragazzo divenuto in pochi giorni popolare, Koblet. Ne occorrono per identificare Gino. Il suo nome ha tenuto alto il prestigio della gara. File sui marciapiedi come lungo i 4.000 chilometri che hanno orlato il percorso del Giro. Affollarsi da traguardo al grande traguardo, Piazza San Pietro. La carovana entrerà per il portone degli svizzeri e questo allo svizzero Koblet farà respirare un'aria come di casa. Protestante sarà lieto di chinarsi al bacio dell'anello. Dopo il Vaticano, il Campidoglio. Nella sala degli Orazi e dei Curiazi, il sindaco Rebecchini offre il ricordo di Roma alla maglia rosa divenuta per l'occasione una camicia a scacchi. Oggi è commosso, ha ragione di esserlo, il biondo atleta che ha vinto col sorriso sulle labbra.